Signore e signori, buonasera. Va ora in onda un nuovo sceneggiato televisivo dal titolo Firenze FM. Buona visione a tutti. Senti, in attesa che arrivi quell'altro, mi ha detto che è rimasto bloccato in piazza San Marco, c'era una manifestazione di autonomia operaia, no? Capito? E metto un disco, vai almeno, Vai tranquillo, ci vai. penso io. Guarda qualche roba. Schettino proprio giusto giusto per Cos'è ascoltare un di po' che di roba? musica. Indovina. Giovanna Marini, cosa è questo? Indovina. Fammi sentire. Senti, visto che siamo già in onda, proseguiamo con la consueta rubrica. Vai tranquillo, fai la tua Benissimo. persona. Come ben sai, è sempre il momento delle previsioni del tempo quando ti chiamiamo. Ricordatevi che le previsioni del tempo sono offerte da Cavicchi Gioielleria. Il sole splende come l'oro quando le previsioni del tempo sono fornite da Firenze FM. E dacci un po' una delle tue usuali e preziose, appunto come l'oro di Cavicchi Gioielli, previsioni meteorologiche. Vado a vedere la torre di Pisa, il soprammobile e ciò sulla televisione. Benissimo, dacci un responso inoppugnabile. Allora, Leo, il colore è rosa, un po' nuvoloso, eh? Aspetta però, vado a sentire il nonni che mi dice il ginocchio. Nonno, com'è lei il tuo ginocchio? Maremma diavola! E sento un male di nulla! Mamma mia, adesso di molto brutto, mi fa un male! Dacci il responso! Nuvoloso! Bene, quindi comunichiamo ai nostri fidati telespettatori che ci saranno cirrocumuli, nimbi e nuvolame sparso su tutta la città, quindi portatevi l'ombrello, mi raccomando. Grazie Ornella, preziosa come l'oro di Cavicchi Gioielli. Ciao carissima, un bacio grandissimo. A te, ciao! Ciao. Alla buon'ora, eh? Pensavo tu fossi rimasto in coda fra Ronco Milaccio e Barberino del Mugello. Non è un certo metodo di traffico cittadino, comunque. Vabbè, presenta la trasmissione, dai. Ebbene sì, radioascoltatori, salve nottambuli, abitanti della notte, figli dell'oscurità, amanti delle ombre, salutati mattinieri, coloro che la notte la preferiscono al giorno soltanto perché possono dormire, ma loro non sanno cosa si perdono. Come ad esempio questo 45 giri Meteor Man di D.D. Jackson. Ma è possibile che tu questa frase la debba leggere tutte le sante volte? Siamo già alla settima puntata. Sì, siamo già alla settima puntata. Eh sì, Ecco, caro. visto che sei tanto bravo e come ben sai io non ho memoria, presentalo solo la trasmissione se ti va bene. Sì, caro, ti faccio vedere io. Tu ascolta e impara. Buonanotte, nottamboli.
Questa trasmissione è fatta per voi. Volete dedicare una canzone al vostro amore? Noi gliela dedichiamo. Volete raccontarci un vostro problema? Noi non ve lo risolviamo, ma però vi ascoltiamo. Oh, c'è una di ascoltatori. Speriamo che non sia il marito della volta scorsa, che voleva sapere dove si trovavano le prostitute con i prezzi più vantaggiosi, Pronto, sei su Firenze FM. Dici un po' qual è il motivo della tua telefonata. Ragazzi, mi dovete salvare. Perché sei così agitato? Sei forse rincorso dal marito della tua amante? Oh, ma quale marito? Geloso? No, peggio! E che sei rincorso dalla tributaria? No, mi si è rotto il televisore proprio adesso! Voi sapete cosa c'è alla televisione adesso, vero? Che cosa c'è ora in televisione? Un documentario sulle formiche rosse di Congo? Ma quale formiche? A quest'ora te le libera Firenze, e c'è il bambino a letto. Ah, fanno gli sfogliarelli! Va bene, caro radioascoltatore, ma noi che aiuto possiamo darti? Al massimo possiamo fare un appello per vedere se fra i nostri radioascoltatori c'è un tecnico della televisione. Sì, il tecnico, se viene poco, è un tirostera. Ma quale tecnico della televisione? Non avete amico? Se mi fate chiacchierare, forse si fa prima! Allora su dai, caro, chiacchiera! Bene, e dai tecnico, e ci va domani, e va dai Susini, e gli è bravo! Voli dentro, non c'avevi mica un televisore! Al massimo posso dare un'occhiata, sì. Ah, ecco, guarda, radioascoltatori, ce n'abbiamo uno, anche se è piccino, vabbè, tanto mi hanno visto, già fa la radio un giorno. Bene, allora si fa così, voi mi fate la telefonata, dello spogliarello, Cosa? Che? La radio cronaca. Facciamo la radiocronaca, certo che c'è, sono dei pervertiti a giro, La radiocronaca, dai, fallo per me, e dura poco, però sbrigatevi, e che sta per iniziare, ciao, io vado a cantare la radio, Ciao radioascoltatore, ciao amico. Ciao caro radioascoltatore, sintonizzati vicino alla radio e noi ti facciamo la telecronaca. Te la devo fare? Vabbè, io mi metterò un altro disco. Va bene. Senti, fai una cosa, trovami il canale, non ti eccitare troppo nel frattempo. Vediamo un po' di... Benissimo. Bene, nottamboli. Accontentiamo le richieste del nostro radioascoltatore che ci ha chiesto di fare la radiocronaca dello spogliarello a Telelibera Firenze. Bene, in questo momento la ragazza che a quanto pare si chiama Manola in questo momento si sta togliendo il guanto destro sotto una musica sensuale quasi da piano bar. Ma a me sembra più la musica degli Squallor, Dopo il guanto la signorina biondo platino con forte trucco sopra e sotto gli occhi veste con un gilet di cuoio credo nero perché la nostra televisione è in bianco e nero ora si sta levando il gilet di cuoio sensualmente con movenze studiate e delicate. Ma che diavolo stai dicendo? Lascia fare a me e in questo momento la signorina Manola è rimasta in reggiseno
sempre di cuoio, e una gonna nera che arriva fino al ginocchio. Credo che in precedenza la Shugana avesse anche un pelicciotto. La vediamo sopra una sedia, sì. Bene, in questo momento le sue mani sono sulla cerniera della donna, lentamente la sta aprendo. Ecco, ora la gonna è tolta, la signorina che volteggia su se stessa, splendido colpo di testa della signorina, ora è rimasta con un mini slip e reggiseno su cui in questo momento sono posizionate le sue mani. Pronto qui Firenze FM, chi è dall'altro capo del telefono? Buonasera amici. E qui è la polizia, anzi la buon costume. Dove la polizia, anzi la buon costume? Trattene un po', è che io non posso deludere i radioascoltatori. Ci provo. Senta, cosa vuole da noi la buon costume? Vi ordiniamo di smettere di fare la radiocronaca dello spogliarello. Queste cose sono vietate dalla legge. Sì, senta, ma può aspettare un attimino, almeno che si ne avverte il ciseno, almeno quello. E ora la ragazza si è tolta il reggiseno, però mi dispiace, adesso c'è la pubblicità. No, non si può, metta dischi e basta, altrimenti saremo costretti a chiudere l'emittente per qualche settimana. cari radioascoltatori, a causa di motivi non dipendenti dalla nostra volontà, siamo costretti ad interrompere la telecronaca dello spogliarello. Come tu parli bene. Come tu sei istrutto, tu pare stare a scuola da Pippo. Comunque, in attesa di un'altra telefonata, metteremo un altro 45 giri per voi. Love Me Baby di Sheila B. Devotion. Peccato, a me la radio cronaca dello spogliarello mi piaceva, mi stuzzicava tanto. Anche a me? Dannazione ragazzi, avevamo l'odio in sappalo, ma perché avete chiuso? Veramente ci avrebbero fatto chiudere. Ma chi avrebbe fatto chiudere? Ma chi? Bastava un avvocaticchio di buono e domani sarebbe da trasmettere un'altra volta. Ero giù sotto di buono ai bar, c'era la gente, stava andando a letto. Appena avete cominciato a fare la telecronaca dello spogliarello, chi voleva la spuma, chi voleva il caffè, gli stavano finendo tutto ragazzi, ma te ne rendi conto se fosse nemmeno la polizia? Pensate, mi avrebbero dato 100.000 lire se continuavate. Sofferenze FM, dici! Oh, ma mi sapeste dire come andava a finire lo spogliarello? Ah!